Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al mio primo tutorial su YouTube. Benissimo, il Natale alle porte, quindi cosa c'è di più bello se non inviare i nostri auguri ai nostri cari? Oggi vi spiegherò come fare una cartolina natalizia e magari nel secondo tutorial come animarla. Quindi apriamo come al solito il nostro vecchio amico Photoshop, clicchiamo su File, Apri, andremo a sceglierci la foto natalizia che più ci piace, io scelgo questa. Ora che ce l'abbiamo, andiamo a sbloccare il livello di sfondo sul lucchetto cliccandoci due volte. Ok. E andiamo a farci la nostra lettera. Quindi, nuovo livello vuoto. Tasto selezione. Ci faremo il nostro rettangolo. Clicchiamo qua, se non abbiamo il bianco, andiamo su bianco. Secchiello. Clicchiamo sul secchiello sopra, CTRL D per deselezionare e avremo il nostro rettangolo. Quindi, ora per renderla un po' più veritiera, cosa andiamo a fare? Andremo a modificarla. Facciamo modifica, trasforma, ruota, incliniamo un pochino e per renderla più tridimensionale facciamo sempre modifica, trasforma, prospettiva. Prospettiva, clicchiamo sull'angolo. Cerchiamo, di farla così. Benissimo, invio e questa sarà la nostra lettera iniziale. Ora clicchiamo sulla nostra foto e faremo più o meno le stesse cose, andremo a modificarla, quindi trasforma, scala, tenendo premuto il tasto Shift per non modificare tutto, andremo a rimpicciolirla. Vediamo più o meno perché la dovremmo far venire fuori dalla nostra lettera. Ecco, così credo che possa andare bene. Magari la impiccioliamo un po'. Così. Facciamo sempre una modifica trasforma, distorci anche lei. Fatto, magari abbassiamo un altro pelino, ecco così, portiamo più o meno la stessa grandezza della lettera e premiamo invio per confermare. Benissimo, adesso abbiamo la nostra foto e la nostra lettera. Cosa andremo a fare? Visto che facciamo venire fuori la nostra foto dalla lettera, andremo a strappare la nostra lettera. Quindi sul livello della lettera, lazzo poligonale e andiamo a creare delle selezioni le più diverse possibili per farla più veritiera. Andiamo a creare così degli strappi. Benissimo, chiudiamo il tutto. Quando sarà tutto selezionato, per tagliare facciamo CTRL X. Ecco, e vediamo che abbiamo tagliato la nostra lettera. Quindi adesso ce la aggiustiamo, ce la spostiamo in modo da sembrare che la foto venga fuori dalla lettera. Benissimo, così mi sembra abbastanza buono. Adesso cosa faremo? Adesso ci faremo la nostra scritta, quindi nuovo livello, testo e qui scriveremo quello che più ci piace. Io faccio un colore rosso natalizio, ok, e scrivo Buon Natale. Buon Natale. Ecco, dopo qua ci sono vari font che potrete andare in cerca su internet, ne troverete veramente di belli. Quindi adesso cosa facciamo? Clicchiamo sul livello 1 e di nuovo il livello di testo per riselezionarlo e andremo a metterlo come la nostra lettera. Quindi lo ruoteremo, spostiamo
spostiamo magari centralmente, se vogliamo clicchiamo due volte, facciamo invio, clicchiamo due volte e andremo a ingrandire, così mi pare buono. Poi cosa vogliamo fare? Ne troveremo tanti anche se di francobolli, se uno vuole mettere, potremmo mettere tutto quello che vogliamo, ad esempio se no con dei pennelli, si trovano dei pennelli natalizi in giro, mettiamo una coccarda, la facciamo verde. Eccoci. Coccarda verde. Verde, ok, andiamo su il livello della lettera, ok, e gli aggiungiamo questa coccarda un po' posizioniamo meglio, ecco. Benissimo, e questa è la nostra lettera. Cosa facciamo adesso? Adesso vogliamo fare uno sfondo più bello, quindi clicchiamo su nuovo livello, poi andremo a prendere file, apri, qualsiasi sfondo che potremo trovare su internet, ho preso un texture in legno che dopo magari vi metterò anche su Ctrl J per copiarla, e vi metterò anche sul link. Portiamo sul nostro livello e la ingrandiamo, quindi modifica, trasforma, scala. Ecco, benissimo. Invio e la portiamo come primo livello. Ecco, vedete che bel effetto che fa? Benissimo, questa sarà la nostra cartolina di Natale ed auguri. Adesso non mi resta che salutarvi, il tempo sta per finire e nel secondo tutorial vi spiegherò come animare questa cartolina per poi spedirla in internet. Un saluto, ancora auguri di buon Natale. Ciao!